Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa un po' tardiva del 21 dicembre del 2019. Quali sono i temi fondamentali sui giornali? Sono i soliti temi fondamentali della politica e dell'economia, però oggi io vi invito e ho fatto una specie di, come possiamo dire, di titolo suspense sulle mie pagine, su quello che secondo me è il titolo fondamentale, la notizia fondamentale oggi che non trovate su nessun giornale, tranne che sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Corriere del Mezzogiorno oggi è il giornale che vale la pena di leggere, perché voi quando leggete quel giornale decidete: caro Nicola Porro, grazie per la tua zuppa, perché se io leggessi i giornali mi prenderebbe un attacco isterico. Ti prenderebbe un attacco isterico, perché tu, se leggi sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, scusatemi, del Corriere del Mezzogiorno, questa notizia, capisci che siamo morti, morti. Siamo a dicembre, sapete che dovete fare? Dovete andare in ambasciata, in una cazzo di ambasciata, e dovete chiedere un visto per andare anche in Honduras, per andare in Cile, per andare in America, per andare in Svizzera, per andare in Francia, per andare in Europa, per andare ovunque, ma mollare uno Stato come il nostro che è morto. Ma morto, ma non è che c'è possibilità di fare più nulla, è morto. E sapete perché è morto? Non è morto per le cazzate sull'Ilva, non è morto perché manda a processo Salvini, non è morto perché ci troviamo Di Maio che fino a ieri diceva che i governi si potevano attaccare, diceva vaffadei, e oggi ci spiega che chi attacca il governo attacca il paese. Non è morto perché noi abbiamo fatto una finanziaria di merda, non è morto perché sono 20 anni, come dice Ricolfi, che non crosciamo. Sapete perché è morto? È morto per un piccolo dettaglio. È morto perché oggi io leggo sul Corriere del Mezzogiorno, rullo di tamburi, una stronzata secondo voi, ma che vi dà il senso di un paese in cui non si può fare nulla. E sapete qual è? Il motivo è molto semplice. Ci sono i dipendenti della funicolare, che per il terzo sabato consecutivo bloccano la funicolare, non si può usare la funicolare della minchia di Napoli. E sapete perché? Perché tra congedi e malattie, il sabato sono 3 sabati che non sono in grado di far funzionare la funicolare. Allora, in un paese normale, ma non sto parlando del Cile di Pinochet o la Russia di Putin o la Cuba di Castro, io sto parlando di un paese normale, in un paese che pensa che nel mondo ci sia la possibilità di andare avanti, che ci possa essere ricerca scientifica, che ci possa essere merito, che ci possa essere intelligenza. In un paese normale si arrestano. Avete capito? I medici compiacenti, quelli che non vengono al lavoro, quelli che si sono inventati il congedo parentale, si aboliscono tutte le 104 di quella cazzo di funicolare. Io della funicolare non me ne frega assolutamente nulla, non la utilizzerò mai. I ricchi magari si usano l'elicottero per girare su Napoli. Il tema fondamentale è questa, la testa. Può essere che per 3 sabati consecutivi non si usa la funicolare e soprattutto non c'è uno strumento pubblico per poter impedire che questi qui facciano come cazzo gli pare con i nostri soldi da contribuente? Perché questa piccola cosa è una grande cosa. È una grande cosa perché questo è il paese che ci ha spiegato oggi attraverso il ministro Patuanelli che noi dovremo fare la decarbonizzazione dell'Ilva. Voi sapete che vuol dire la decarbonizzazione dell'Ilva? Ne parlavo ieri sera con un amico bresciano che fa acciaio da 2 generazioni. La decarbonizzazione dell'Ilva vuol dire zero! Vuol dire avere solo dei capannoni enormi a Taranto e cambiare completamente un processo produttivo che peraltro in nessun'altra parte del mondo si fa. E quindi secondo voi dovrebbe arrivare un privato in Italia a Taranto, metterci 10 miliardi, aspettare perché tanto costa decarbonizzare tutta l'Ilva e bonificare tutta l'Ilva, aspettare 4-5 anni che le tecnologie possano dargli un materiale più caro di quello che hanno oggi. E secondo voi vengono qua in Italia, nel posto in cui noi non riusciamo a far funzionare una funicolare? Ma voi siete matti? Secondo voi noi riusciamo a trovare un socio per l'Alitalia che perde 2 milioni di euro al giorno? Oggi ci spiega Patuanelli, e su questo fa bene, che non vuole nessuno spezzatino. E io sono d'accordo con lui, perché lo spezzatino era il modo più semplice per evitarsi il problema. Ma se all'Italia continuiamo a dargli 1,4 miliardi, quello che risulta avergli dato, e non gli riusciamo a dare un capo azienda, ma veramente possiamo pensare che quell'azienda vada avanti? Ma vada avanti ancora. Sulla terza questione, il Sole 24 Ore di oggi ci spiega che nella Popolare di Bari si apre un'ulteriore indagine nei rapporti tra Jacobini, l'ex uomo forte, e la Banca d'Italia che doveva vigilare. Dove andiamo? Dove andiamo? Uno dice che è Bari.
Taranto, Napoli, non è così, perché la stessa cosa è avvenuta per le banche venete, le popolari venete hanno fatto esattamente lo stesso casino. E racconto oggi sul giornale che in realtà quando metti una persona brava, competente, come sto Pasqualino Monti che è andato a fare il capo dei porti di Palermo, lì investi 600 milioni e cerchi di dare una svolta a questo paese in cui per 3 sabati consecutivi è chiusa una funicolare per i congedi e le malattie. Ma dove cazzo andiamo? È anche vero che oggi ti leggi tutta la storia. Dove andiamo? Dove andiamo? Questo è il paese in cui i nostri intellettuali, oggi leggo Merlo, non Francesco, insomma Merlo su Repubblica, che mi spiega sulle sardine la politica fatta con i corpi. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cioè, siccome non c'hanno un'idea, tranne essere contro Salvini, non hanno una proposta, se non quella di spiegare che non possono usare i social network come nella Cuba degli anni 50 o nella Unione Sovietica degli anni 50 o se preferiscono nell'America maccartista degli anni 50, quindi non hanno un'idea, non hanno una proposta, non hanno un partito, sono solo uniti dal fatto di essere di sinistra e dal cerchietto che si mette le Santoro, beh solo questo li unisce, ma allora che cosa fa l'intellettuale? Dice quella è la forza dei corpi, ma si leggesse Canetti l'intellettuale, quella è la forza delle pecore, una che segue l'altra. Quelle che non hanno un'idea ma hanno un pastore. Questo è il principio base di ogni cazzo di piazza e vale sia per la destra sia per la sinistra, sia per le sardine che non si riesce a capire se sono destra o sinistra, anzi sono sinistra ma non lo vogliono dire. Ma l'altra cosa fondamentale di oggi è la Rowling. La Rowling è l'inventrice di Harry Potter, una mamma diventata miliardaria per quell'idea geniale di Harry Potter. Ha detto una cosa che non doveva. Sapete cosa ha detto su Twitter? Si può dire quello che gli pare dei trans, dei non trans, di tutto quello che volete, fate quello che volete nelle vostre, fate esattamente quello che cacchio vi pare nel vostro sesso, ma dice la Rowling, ma far perdere il lavoro ad una donna per aver dichiarato che il sesso è una cosa reale, beh, questo mi sembra troppo. Io sto dalla parte della Maia. Questa Maia era una biologa che ha detto che vi è una differenza sessuale. La differenza sessuale è una differenza biologica. La differenza sessuale è anche biologica, dice questa ricercatrice. Questa ricercatrice viene fatta fuori dal centro di ricerca e la Rowling dice, ragazzi, non è che ha detto una cosa assurda. Fate quello che cavolo vi pare sotto le lenzuola, però fategliela dire questa cosa. Ma anche se avesse detto una cosa diversa, secondo me, io aggiungo, se anche avesse detto a me mi fanno schifo i gay, cosa che io non condivido, o a me fanno schifo gli eterosessuali, cosa che io non condivido, o avessi detto io voglio l'accoppiamento tra uomini e animali, cosa che io non condivido, qualsiasi cosa avesse detto, ma ragazzi, ma qua siamo in un paese normale? Siamo in un paese in cui uno può dire qualche cosa che non è assolutamente accettato dagli altri senza essere licenziati? Ma in che paese viviamo? Uno dico, ma siamo impazziti? E la Rowling è per dire una cosa di una totale banalità, cioè che uno può fare e applicare alla sua vita privata quello che vuole, ma non può negare che ci siano delle differenze, diciamo, biologiche, se lo dice un biologo, beh, questa Rowling viene sommersa di critiche. Siamo un paese, un mondo ormai di pazzi, ma pazzi scatenati, ma pazzi pericolosi, perché il pazzo che fa delle cose assurde, non so, assurde, è un pazzo, ma i pazzi molto connessi, che senza i corpi, come direbbe Merlo, ma con i loro merde di Twitter, ti fanno un mazzo così, perché tu dici delle cose che non sono tanto di moda oggi, beh, questa si chiama non censura, si chiama dittatura del pensiero, che è molto, ma molto peggio della dittatura del proletariato, perché quella è una dittatura fisica, questa è una dittatura mentale, da folli. Oggi io non potrei dire una cosa, tipo, per me c'è una differenza biologica tra uomo e donna. Questa banalità fa licenziare una persona, chi le è solidale viene ricoperta di insulti ed è l'inizio, anzi è la fine. È come la funicolare, è la fine del pensiero, solo che la funicolare, secondo me, bisogna arrivare lì con la protezione civile, l'esercito, Bertolaso, e qui non so con chi ci si possa arrivare, perché sono tutti quanti ormai d'accordo. Concludo su questa vicenda di grandissima
Volete che vi parli del caos 5 Stelle? Cioè che stanno perdendo un po' di parlamentari, 7 che andrebbero con la Lega? Volete davvero che vi parli del fatto che, come dice Sallusti, e in maniera azzeccata Conti è ormai diventato come Prodi, cioè la sinistra non ha mai coraggio di mettere un uomo e suo davvero al comando? Volete veramente che vi parli ancora del processo su Salvini, in cui forse Italia dei Valori, l'Italia Viva, cioè Renzi vota per lui, mentre invece i suoi ex compagni votano contro di lui e Salvini dimostra come tutti già sapessero? Volete che vi parli di questo o vi parlo di una cosa seria? Cioè arrestano una serie di persone in Piemonte per essere stati vicini alle cosche mafiose. Una di queste è questo Renzo, no, sì, Renzo Rosso, è Rosso, che è un assessore ed è un consigliere regionale. Oggi Cirio, il presidente regione di Forza Italia, dice subito: non lo volevo. Tutti contro questo Rosso, che io manco so chi cacchio sia e che comunque passerà dei guai mostruosi, perché quando c'è la parola mafia le tue misure cautelari sono mostruose. Giusto, sbagliato che sia, è quello che è il nostro ordinamento. Ma il punto fondamentale è toc toc, ma uno che si dica: ma ragazzi, questa è l'accusa, questa è un'indagine. C'è qualcuno che dica: ma lo vogliamo condannare, porca puttana, almeno questo Rosso, prima di fare pagine intere dicendo che è un mafioso di merda? Oh, ma ragazzi, ma siamo pazzi! Magari verrà considerato un mafioso e verrà arrestato, ma oggi i giornali sono tutti per Rosso colpevole. E la Meloni che dice: mi costituisco parte civile, e Cirio dice: lo sapevo, e la sinistra che sputa sopra. Ragazzi, i processi non si fanno sui giornali. Ma porca puttana, è stato accusato di aver pagato 2.000 euro per prendere 15.000 voti di mafiosi. Ma ragazzi, ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Di una cosa che bisogna dimostrare, bisogna sapere se li ha pagati, se è vero che lui fosse al corrente che erano mafiosi. Ma è una roba, io trovo, una cosa pazzesca. È già morto questo Rosso, di cui a me non me ne fotte nulla, ma non si può pensare che una persona sia morta il 21 dicembre senza ancora un processo celebrato. E ovviamente tutta la politica, destra, sinistra, tutti contro questo Rosso, è fottuto. 5 legislature in Forza Italia, poi cambia partito, va dall'altra parte, quindi non è difeso né da Forza Italia né ovviamente dalla Meloni, perché deve essere dura e pura. La sinistra, pensate un po' voi, io non lo so. Io, se non fosse, io poi me lo credo tutti, mi faccio dare dei soldi, dice Rosso, se non fosse vero. Non, guardate, se non fosse vero, questa cosa la risolviamo fra 2-3 anni con una breve di 3 righe, come non è stato, come è stato assolto Cota, come è stato assolto Molinari, come è stato assolto dall'indagine, da ogni coinvolgimento, come si chiama, Lupi, da come è stata la vicenda della Cancelleri, come è stata la vicenda della Guidi, ma ve ne cito migliaia, come Orsi che aveva pagato le tangenti e abbiamo perso completamente tutti gli appalti in India. Io non dico che non è mafioso, dico che è innocente finché non lo provano, cazzo! E oggi i giornali lo danno tutti per mafioso, scandalo, 'ndrangheta. Non uno che si ponga un dubbio, ma siamo così sicuri? Siamo così sicuri? Qualcuno di voi ha fatto una campagna elettorale? I pacchetti di voti si comprano così? Sei sicuro che tra venduti i mafiosi? Poi se è mafioso mettetelo in galera e fateci quello che volete. Direi che io di questo non ho contezza e vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa di Porro. Ciao!